continuamente, ma sapete dove è caduto? Dove è caduto in realtà? Quando io ho lasciato parlare e lui ha continuato a ripetere del diritto che ha lui e il suo compagno di adottare dei figli, e continuava a ripeterlo e anche a me, perché bisogna dire a Bitonci che noi abbiamo anche noi i nostri diritti, perché i gay hanno i diritti sono anche quelli di adottare dei figli. Allora ho lasciato parlare e poi alla fine gli ho detto: sì, ma caro Vladimir, tu devi guardare dalla parte del bambino. Qual è il diritto del bambino? Il diritto del bambino è di avere un papà e una mamma. Cioè, tu non puoi essere egoista e pensare solo a qual è il tuo diritto. Noi dobbiamo pensare ai diritti invece dei figli, che sono diritti, che sono inalienabili, di cui non possiamo assolutamente...